dal 23 al 26 farà parte della delegazione che sarà a New York insieme a Conte e Di Maio. Che esperienza si aspetta? Oltre a Conte Di Maio ci sarà anche il ministro Costa dell'Ambiente, perché il tema principale di questa Assemblea Generale dell'ONU è lo sviluppo sostenibile. Uno dei temi, ovviamente, poi ci sono gli incontri bilaterali che sono ancora in fase di definizione, però penso che sia un'esperienza unica. Sono molto onorato di essere parte di questa delegazione. Il tema è molto interessante perché è il mondo che si sta avviando verso un Green New Deal, che adesso diciamo anche noi abbiamo discusso nel programma di governo con il Partito Democratico, però in realtà è un'esigenza mondiale. Vediamo quello che è successo in Brasile, vediamo quello che sta succedendo ai ghiacciai, stiamo parlando dell'Artico, stiamo parlando dell'Antartide, insomma il periodo storico chiaramente non è favorevole in questo senso, quindi va assolutamente spinto questo settore. C'è da dire che anche a livello di lavoro, oggi si parla del lavoro che non c'è più, il lavoro non c'è più perché il lavoro continua a cambiare, perché l'automazione, la robotica, l'intelligenza artificiale, insomma l'industria 4.0 sta andando avanti, quindi più automazione significa meno ore di lavoro per i dipendenti, per le persone. A questo punto una svolta verde consente di poter investire nella green economy. La green economy è quell'economia, se pensiamo alle fonti rinnovabili, ogni miliardo messo in fonti rinnovabili, in energie rinnovabili, produce 17.000 posti di lavoro circa, mentre il fossile ne produce qualche decina, quando si è fortunati qualche centinaio. Quindi è molto importante spingere su questi temi, ci sarà modo di confrontarsi con tutte le delegazioni parlamentari e con tutti i governi dei paesi, di tutti i paesi del mondo per cercare di portare avanti ciò che al mondo serve adesso.